Le loro piccole spine non suscitano simpatia e i tanti nomi assegnati a questi ortaggi creano un po' di confusione. Eppure le zucchine spinose o caiote godono di tante proprietà benefiche e cucinate nel modo giusto riescono a regalare sapori sorprendenti. Originarie del Sud America, vedono un largo consumo anche in Sicilia, dove sono più conosciute come zucchine centenarie. È proprio con un ingrediente siciliano che abbiamo voluto abbinarle in questa ricetta semplice e gustosa, i pomodori a scocca. Piccoli e dolci pomodorini tipici della provincia messinese dalle origini antiche e l'apprezzata caratteristica di essere coltivati a seccagno. Questo piatto può essere un contorno o un secondo da mangiare con pane fresco anche freddo. Vediamo cosa occorre per prepararlo. 3 zucchine spinose di medie dimensioni, pomodori a scocca circa 20, 3 piccoli cipollotti freschi, prezzemolo a piacere, sale, olio d'oliva e olio per friggere. Occupatevi subito delle zucchine spinose spuntandole e sbucciandole. Per fare questa operazione conviene indossare dei guanti dal momento che la superficie degli ortaggi presenta piccole morbide spine mentre all'interno un liquido viscoso può infastidire la pelle. Tagliate in 4 parti il frutto eliminando con cura anche il seme. Sciacquate quindi sotto acqua corrente e poi asciugate tamponando con della carta assorbente da cucina. Adesso potete tagliare le zucchine a fettine sottili, circa mezzo centimetro, e friggerle in olio di semi ben caldo, aggiustando di sale. Aspettate che il primo lato prenda colore e poi giratele. Le fette diventeranno morbide e dorate, prelevatele e mettete a scolare l'olio in eccesso. Mentre terminate questa prima cottura, potete occuparvi degli altri ingredienti. Staccate i pomodorini dalla scocca, lavateli con cura e poi tagliateli a metà o in 4 parti. Pulite anche i cipollotti e tagliateli a rondelle. In un tegame pulito versate un filo d'olio d'oliva e fate rosolare a fuoco dolce i cipollotti per un paio di minuti. Unite quindi i pomodori e mescolate per far insaporire. Aggiungete un pizzico di sale e un goccio d'acqua per aiutare la cottura. Proseguite con il coperchio fino a quando i pomodori avranno asciugato l'acqua e saranno ben cotti. Unite a quel punto anche la zucchina fritta in precedenza e ultimate la cottura lasciando che tutti i sapori si fondano per pochi minuti. Ecco pronto il vostro piatto, profumato e dolce, semplice ed economico, come tutti i piatti della tradizione contadina.